mister Emanuele Penna, oggi un impegno importante per i suoi ragazzi, la Pescatori Ostia, non era una partita come le altre, sicuramente l'impegno molto più complicato quest'oggi. Sì, intanto buonasera, sì, è stata una partita ad alti livelli, nel senso loro erano terzi in classifica a 7 punti da noi, quindi si giocavano una posta molto molto importante. Noi per continuare a stare dietro al Caprile, era un'ottima squadra. E non potevamo perdere punti, e siamo stati anche un po' fortunati perché anche loro su un paio d'azioni ci hanno messo molto molto in difficoltà, una squadra quadrata, diversi elementi ottimi, so che anche il mister mi ha detto che a loro mancavano due o tre pezzi importanti, per questo mi dispiace, però il risultato è quello che alla fine contava per noi. Faccio soprattutto i complimenti ai ragazzi perché questa settimana sono stati veramente, veramente concentrati su quello che dovevamo fare oggi. La partita è andata nel verso che volevamo e complimenti a tutti. All'andata fu, diciamo, un trionfo per voi contro la Pescatori. Si aspettava magari, non so, una sorta di clima di vendetta da parte dei suoi avversari quest'oggi? No, veramente, allora, siamo andati lì sempre con concentrazione che loro sono un'ottima squadra e infatti si è visto oggi che non ci hanno dato... Sì, siamo stati bravi a fare dei gol, però sono stati veramente bravi a chiudere gli spazi, a pressare nei punti giusti. È stata una partita molto difficile. All'andata è stato uguale, forse all'andata mi sono coperto un po' di più per poi sfruttare il contropiede, che è quello che poi fuori casa di solito fa vincere le squadre. E il clima no, non pensavo. Pensavo che loro erano agguerriti, nel senso perché essendo terzi vorrebbero raggiungere il secondo, è normale che... E sappiamo che loro sono veramente, veramente quadrati. Penso che tra le squadre che abbiamo incontrato quest'anno loro erano una di quelle che poteva puntare a vincere il campionato. Di certo vi hanno dato filo da torcere, hanno agguantato il pareggio a un certo punto della gara, poi però siete venuti fuori di nuovo con il solito Pilloni che con questa doppietta ha portato 3 punti. Sì, è stata veramente, veramente una bella partita. L'ho detto prima, i ragazzi della Pescatori hanno messo tanto tanto impegno e tanto gioco. Siamo stati bravi e noi abbiamo la fortuna che, ecco, lì davanti abbiamo la persona che quando c'è quel momento giusto non perde l'attimo per distruggere gli avversari, perché è una fortuna che ci abbiamo e la sfruttiamo nel migliore dei modi. Allora, adesso la Pescatori scivola a 10 punti da voi, quindi è inevitabile pensare a chi è davanti, a voi a Rocca Priora, e si pensa già a quello che sarà lo scontro diretto. Come preparerai i ragazzi per questo impegno? O è troppo presto per parlarne? No, vabbè, noi ne parliamo spesso, no? Ne abbiamo parlato settimana per settimana, ma le partite più importanti sinceramente erano quella di oggi e quella che andremo ad incontrare sabato per Segni, che è un'altra bella squadra che abbiamo incontrato qui, abbiamo vinto 3-2, ma ha sofferto proprio alla grande. E a Rocca Priora veramente fino adesso ancora non ci ho pensato. Penserò magari la sera prima che ci abbiamo la partita, caricherò i ragazzi in modo sempre leggero, perché io non sono uno di quegli allenatori che dà pressione, do gli spunti giusti nel momento giusto. Sarà quella settimana, sì, un po' di tensione forse da parte della società, perché ci giochiamo un po' tutto. Faremo del tutto, ecco, per arrivare a fine anno che possiamo stringere la mano a Rocca Priora o alla società nostra per vedere come finisce il campionato. Spero che domani un risultato negativo arrivi a portarci un po' fortuna. Siamo con i match winner della partita, Riccardo Pilloni e Federico Medei. Partiamo da Riccardo, questa doppietta ti hanno acclamato dalla tribuna, come ti senti? Vuoi dedicare a qualcuno questa prestazione? Vabbè, dedico a tutta la tifoseria, però soprattutto al mister, perché ci ha caricato per la partita, poi al presidente e a Stefano Orlandi che mi ha portato qua e mi ha permesso di giocare insieme a questa squadra. Poi dedico il gol a mio padre e per me stesso, anche pure per me. Dopo il secondo gol ti sei fatto male, che cosa è successo? Subito appena dopo il tiro ho avuto un crampo, però mi hanno subito assistito e mi hanno levato il crampo. Poi sono uscito, però il mister ha detto di tenere duro e sono entrato subito. Fra i due gol che hai fatto, qual è quello che preferisci di più, qual è quello più bello secondo te?
Sicuramente il primo, perché è stato stupendo, mi ho fatto i complimenti anche l'arbitro. E poi anche il secondo è stato bello perché ho approfittato della difesa che aveva fatto un errore e subito ho approfittato e ho segnato. È stato bello anche il gol del tuo capitano Federico. Allora Federico, questa punizione potentissima ci hai provato anche prima, no? Quindi diciamo è un tuo colpo questo qui. Sì, sto gol proprio lo dedico alla tifoseria e soprattutto a mio nonno che era venuto oggi a vedermi. Ci avevo provato già e alla seconda volta ci sono riuscito. La Pescatori Rossi vi ha messo un po' in difficoltà, è riuscito a trovare il pareggio, forse non vi ha permesso di giocare come solitamente fate, è vero? Sì, sì, è vero, il Pescatori è una grande squadra e è migliorata molto dall'ultima volta. E adesso cercheremo di riprendere la testa della classifica battendo Rocca Priora. Allora, del Pescatori c'è il numero 11 che ha segnato, chi vi ha messo più in difficoltà? Tu sei un difensore, hai fatto molti interventi tempestivi in difesa, chi è che vi ha messo più in difficoltà? Il numero 11 è stato quello che ci ha messo più in difficoltà e anche il numero 9, che erano tutti e due entrambi veloci. Allora, testa a Rocca Priora, che è la squadra da battere, imbattuta, tutte vittorie fino adesso, voi avete perso l'andata contro di loro, che partita sarà? Noi sicuramente ci impegneremo molto e punteremo alla vittoria e basta, oltre alla vittoria insomma. Riccardo, quanti gol prometti alla tifoseria nella partita con il Rocca Priora? Almeno due o tre, ma ne basta pure uno, come va la partita, va bene, basta che segno.